poi. Oh, buongiorno, eccoci qua. Domani entra di nuovo un po' di maestrale, mentre oggi è una giornata di vento calmissimo, quindi siccome un po' che questa alta pressione ci ha beneficiato, vediamo un attimo di sfruttare la situazione, visto che non c'è più il taglio, e proviamo a uscire. Insomma, vabbè, dai, le considerazioni sono queste. È il 16 agosto, noi adesso ci concentriamo su questa uscita di allenamento. Dai, rimanete con me, vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ho appena fatto benzina, adesso dirigendo verso lo scivolo, sto cercando di monitorare anche i consumi di questo nuovo motore, perché ovviamente mi aspetto che consumi di meno rispetto al precedente carburatore, essendo ad iniezione. Nel tempo vedrò di regolarmi in funzione, diciamo, dei rifornimenti fatti per uscite, per ore di moto, eccetera eccetera, anche se ci sono delle indicazioni di consumo orario, però bisogna sempre fare i calcoli bene per non rimanere senza benzina in mezzo al mare. Comunque, il motore ovviamente è performante, certamente superiore al precedente, però adesso veniamo anche con la questione dei consumi. Cioè, andiamo allo scivolo e poi vediamo come impostare questo allenamento e questa uscita in mare. Ciao! Oh, sono riuscito a scendere in mare senza grossi problemi, a parte quelli del parcheggio per l'auto, perché come al solito la gente viene qua, parcheggia, sembra che si faccia i fatti suoi senza tener conto del prossimo, e quindi macchine senza carrelli parcheggiate in mezzo senza nessun criterio, quindi senso civico zero, o perlomeno consapevolezza di quello che può significare questo parcheggio per chi lo deve usare per uscire in barca, zero. Detto questo, cerco di tranquillizzarmi, la giornata è bella, dovrebbe essere calma tutto il tempo, quindi mi vado a vedere qualche punto interessante, mi alleno un po' e rimanete con me. Si va. Wow! Prende subito i giri. Eccomi arrivato al primo punto di pesca, visibilità ovviamente estiva, buona, bisogna vedere se orizzontalmente la cosa è confermata. Vedo dei segnali di pesca vicino, quindi potrei avere o un problema o un ausilio dal fatto che questa rete possa mantenere le pesce da una parte, però adesso l'unica cosa da fare è entrare in acqua e cercare di capire com'è la storia. Questo è un posto che utilizzo anche come allenamento per fare degli scalini e arrivare fino a quote un po' più importanti. Metterò sempre la 3,5, anche se ultimamente un po' di freschetto si è sentito. Comunque non bisogna mordere, passare la 5 d'estate, vabbè, magari un po' più là. Comunque, adesso mi preparo, bando alle ciance, sistemo un po' di cose e si entra in acqua. Vai, a dopo. La visibilità nei primi 12 metri è davvero eccezionale, tanto eccezionale che dall'alto riesco a vedere vicino a questo masso la testa di una cerniotta che sta lì. Mi avvicino per farle un agguato, però so già che non sparerò perché è un pesce di piccole dimensioni, però voglio farvi vedere come un altro indizio per vedere la presenza di questi serranidi è il fatto che la mangianza, soprattutto le castagnole, si raggruppino tutte quante sopra dove si trova il pesce, quindi formano una specie di nuvoletta. E questo è un altro indizio da individuare a distanza per poter poi magari trovare qualche pesce più grosso. Come detto, sfrutto la conformazione morfologica di questo fondale per allenarmi e scendere sempre a quote maggiori. Infatti ci sono diversi scalini che dai 12 passano ai 15, 17, 18 fino a 20, 25. Però mi rendo conto che oltre i 15 la visibilità comincia a peggiorare e non c'è comunque tutto sto pesce. Decido di andare più in fondo e quando mi trovo affacciato sulla zona in cui poi posso vedere i 20-25 metri, mi rendo anche conto che la presenza di quella rete di cui avevo visto i segnali di pesca in superficie effettivamente è reale. Quindi il posto è un po' compromesso da quel punto di vista, ma soprattutto perché, come potete vedere, la visibilità è davvero pessima qui sotto. Decido quindi di ritornare dove la visibilità è cristallina e qui effettivamente il pesce sta girando e il primo incontro avviene con questo sarago al libero.
Un altro bel tiro del veleno, azzardato un po' in quanto a distanza, normalmente mi faccio avvicinare di più dai pesci, però devo dire che ogni volta vengo sbalordito da questi sistemi di propulsioni roller. È veramente un bel tiro e il primo sarago viene in carniere. Vista la cattura decido di rimanere nella stessa zona, sfruttando la quota in cui la visibilità è migliore. In questo caso non riesco ad accendere la videocamera in tempo per poter farvi vedere il tiro sul sarago, che ovviamente sbaglio, però riesco a vedere dove si è andato a intanare e quindi di lì a poco abbandonerò il veleno per prendere il piranha e porre fine all'azione di pesca. E questo è il risultato finale. Altro sarago in carniere, però dai miei calcoli devo abbandonare questo posto, devo andare su fondali che siano più accessibili e mantenere un fondale costante intorno ai 12-15 metri in modo da sfruttare questa fantastica visibilità. Come potete vedere dalle immagini, sono praticamente visibilità 4K, come le definisco io, che ti consentono di vedere dall'alto i pesci e poterli inseguire. L'unico problema è che i pesci non si muovono e quindi devo comunque andare a fare il minatore in tutti i vari buchi, come avete potuto vedere, per cercare di capire se effettivamente sono popolati o meno. E in realtà i buchi sono popolati, tocca soltanto trovare quelli giusti. Questo è un altro bel sarago che viene in carniere. Inizio un tipo di pesca che per me è congeniale e che sfrutto soprattutto in condizioni di visibilità ottima. Vado a sfruttare ogni singolo buco o crepa che riesco a vedere dall'alto per cercare di capire se vi trovo movimento e nel momento in cui un piccolissimo indizio coglie la mia attenzione, mi concentro, mi soffermo e cerco di fare le catture che sono previste per quella tana. I saraghi continuano a susseguirsi e sono anche di buona pezzatura. E il fatto che la visibilità sia così eccezionale mi spinge anche ad andare oltre quelli che sono i miei limiti. Sì, perché questa zona la conosco molto bene, ma molto spesso ho la tendenza, a causa della visibilità, a fermarmi al primo inghippo, ovvero quando ci sono delle praterie di posidonia, oppure quando la visibilità non mi consente di capire se c'è scoglio o qua sabbia, prendo e torno indietro. Oggi invece scavalco anche la Posidonia per andare a trovare nuovi sassi, nuovi buchi che finora non ho nel mio GPS e la cosa mi premia. Riesco a trovare questa bellissima zonetta dove il pesce sembra essersi concentrato. C'è grotto fantastico con delle belle lastre e girano anche i pizzuti in tana, quindi sfrutto la situazione e comincio a tirare i saraghi uno dietro l'altro. Che divertimento! Questo è il bel sarago maggiore che mi ha fatto scoprire la zona. Infatti, lo avevo scoperto posato sulla Posidonia. Ho incominciato a inseguirlo e lui stesso mi ha portato nella zona di grotto e spacchi, dove alla fine tutto il pesce sembrava essersi concentrato e che assolutamente io non avevo sul mio GPS. Quindi spesso questa visibilità è da sfruttare non tanto per la pesca, quanto per trovare nuovi posti razzolando in superficie ed è sempre pagante. Sto inseguendo un bel pizzuto che ha deciso di intanarsi in questi spacchi, cosa non molto comune dalle nostre parti, come dico sempre. In questo caso riesco a prenderlo una volta che cerca di uscire da uno degli spacchi di quel grotto e si tratta di una buona preda, però contemporaneamente avevo visto anche altri pesci spostarsi e muoversi in quella zona. Si tratta sempre di pizzuti di buone dimensioni e qualcun altro mi darà un'altra occasione per poterli insidiare. Ecco quindi che in questa ulteriore azione di pesca, condotta in maniera perfetta e con un fucile che ha sparato quasi fosse un'arbalete con Titiana prendendo il pesce, purtroppo però, essendosi pizzuto intanato, si strappa. Devo scendere 2 o 3 volte per cercare di capire se il pesce è rimasto in tana o se si sta nascondendo.
però non riuscirò più a trovarlo. Decido di andare in giro, rimanendo sempre in zona, non spostandomi troppo, magari a cercare qualche altro pesce che si è intanato, con la consapevolezza che prima o poi il pesce, per la ferita subita, lo ritroverò da qualche altra parte. Spesso, infatti, quando sono feriti così a morte, i pesci non mantengono la tana, cercano di uscire e poi alla fine si appoggiano sul fondo. Ma questo poi ve lo dimostrerò dal vivo. Intanto ho preso un altro bel sagomo maggiore. Mi accorgo all'ultimo minuto che anche questo bello spacco è popolato. All'interno c'è un sarago più grosso degli altri, che però mi fa fesso. Non riesco ad allineare bene il fucile, obbligandomi ad esitare un attimo qui all'imboccatura, nella speranza che possa di nuovo affacciarsi. In queste occasioni bisogna essere sempre concentrati e tesi. Al primo movimento provare a scoccare il tiro su un pesce che è stato già allertato. Lo faccio, ma sbaglio. Va bene, poco male, siccome il pesce decide comunque di rimanere in tana, anche qui adotto la stessa teoria, ovvero mi sposto di poco, continuo a pescare da altre zone perché probabilmente quel pesce rimarrà in tana. Nell'attesa quindi di far tranquillizzare i pesci che ho spaventato in precedenza, mi muovo lì intorno e però altri saraghi girano. E quindi questa è una condizione fenomenale che consente di portare in carniere davvero tanto pesce. Bisogna saperla sfruttare e non lasciare niente al caso. Continuo a perlustrare in maniera molto minuziosa tutti i vari spacchi che circondano la pietra dove avevo effettuato quel tiro in precedenza. Ho la sicurezza che il pesce è rimasto all'interno, mi deve soltanto dare la possibilità, offrendomi una piccola parte del suo corpo per poter sparare. Al resto penserà il piranha con la fiocina Stive, finché appunto non mi dà l'occasione. Si tratta dello stesso spacco in cui avevo sparato in precedenza e dove il sarago si era andato a nascondere più in profondità, ma col tempo che gli ho lasciato a disposizione ha ripreso un po' di coraggio finché non si è affacciato il minimo possibile per potermi consentire di sparare. Anche queste sono grosse soddisfazioni. Ma ricordate cosa vi avevo detto del pizzuto colpito e lasciato in tana semi-morto? Beh, guardate un po', viaggiando in superficie, un bagliore dal fondo mi incuriosisce. Sono proprio vicino a quella tana dove avevo sparato e mi rendo subito conto che si tratta del mio pesce. Quando succedono queste cose, ovvero che un pesce si strappa o viene lasciato tramortito, davvero non lo sopporto. E quando il mare decide di restituirmi questa preda in una condizione così facile, sono davvero soddisfatto e contento. Se c'è una cosa che odio è quella di colpire del pesce e lasciarlo lì abbandonato. È vero che magari altri organismi del mare se ne ciberanno, però è una mia preda e quindi sono estremamente soddisfatto di aver aspettato in zona affinché questo pizzuto potesse uscire dalla tana e poggiarsi di nuovo sul fondo. Galvanizzato dall'aver recuperato anche quella preda, continuo a pescare con la mia tecnica di minatore e riesco a portare in carniere l'ultimo sarago della giornata. Ormai il tempo è scaduto e decido di ritornare in barca dopo una fantastica giornata trascorsa prima in fondale più alto e dopo in fondali che io credevo di conoscere in maniera perfetta, ma che di fatto ti lasciano sempre stupito quando ti consegnano nuove zone che non conoscevi. Thank you.
Voilà, pescata finita, una bella pescata estiva, anche se è iniziata abbastanza lenta, soprattutto perché ho cercato il fondale piuttosto che il pesce, perché mi devo allenare un po' sui fondali, quindi sono sceso intorno ai 20-22, ho fatto diversi tuffi al ritmo intorno ai 16-18 per cercare di abituare il fisico anche a quel tipo di attività. E però il pesce non è che girasse tantissimo con le quote, qualcosina l'ho preso e poi alla fine mi sono spostato invece in acqua bassa, relativamente intorno 10, 12, 13 metri, e qui questo ritmo e questo tipo di pesca mi entusiasma parecchio, quindi mi sono divertito davvero tanto, sono riuscito a trovare anche posti nuovi e dei saraghi. I saraghi non giravano al libero, non erano visibili dall'alto, anche se la visibilità avete visto era fantastica, però bisognava entrare proprio in tana per cercare di individuare qualche piccolo movimento, qualche piccolo indizio e poi scovare effettivamente il sarago grosso dentro. Quindi molto tecnica questa giornata, nonostante la visibilità, come ho detto, fosse fenomenale, ma questo non ha aiutato tantissimo. Comunque alla fine il pesce è venuto fuori, mi sono divertito, ho preso dei bei saragoni e adesso vi faccio vedere il carniere di questa giornata post Ferragosto. E voilà! Carniere di saraghi, bei pizzutoni, bel maggiore, insomma, per far figurare. Dai, alla fine mi sono divertito, mi sono anche stancato e mi è servito tutto questo per l'allenamento, come ho detto. Adesso continueremo con queste sedute, magari riusciremo a fare qualcosa anche con Enrico se ci organizziamo per bene. Dai, mi raccomando, commentate, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, cliccate qui e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Come al solito, se i contenuti ti sono piaciuti, iscriviti al canale e condividi questi video. Sappi che sono indietro di circa un mesetto sulle pubblicazioni, quindi ci sono tanti contenuti che stanno per uscire. Alla prossima! Quando mi dimenticavo, ho raccolto questo dal mare. E voilà, saragone. It sound right, boy.